Allora, io dico sempre a tutti che qualsiasi strategia, qualsiasi metodo può funzionare se è in frequenza con chi lo usa, se avete capito le inefficienze o le efficienze di tale metodo. Ok? Funzionano tutti. Per quello io uso i miei, so come funzionano i miei e non vado a farmi influenzare di altro. Poi ricordatevi che se a me arrivano, non dico giorno, sì, giornalmente, praticamente arrivano magari, ma c'è un supporto, c'è una resistenza. Io vi dico sempre, non esistono mercati ipercomprati e non esistono mercati ipervenduti. Questa è una citazione di Warren Buffett. Quindi non, è inutile che diciamo l'euro-dollaro è sceso tanto, adesso deve ricominciare a salire. No, l'euro-dollaro è sceso tanto, potrebbe scendere ancora. L'euro-dollaro è salito tanto, potrebbe salire ancora. Vi ricordate a maggio del 2016, se non mi sbaglio, era maggio del 2016, l'euro-dollaro era a 1,50. Ok? Adesso siamo 1,12, 1,11,20, quindi insomma, dobbiamo vederlo male, adesso non riesco neanche forse a rientrare nel 1,30, 1,40 era qui. Quindi basta andare un po' più indietro e vedete che magari si sale ancora. Eccolo qui, vedete, 1,49. Ah, del 2009, guardate qui. A 1,51 era nel novembre del 2009. Qui nel 2011, mi sono sbagliato un paio d'anni, però alla fine guardate come è andato su e giù, quindi qui era il 2018, questo era il 2014, quindi il 2016 era questo. No, 2011. Va bene, insomma, uguale, non importa. 2016. Mi ricordo qualcosa del 2016, però non importa. Ok? È importante che possiamo vedere come da qui, che era salito tanto, era 1,40, poteva salire ancora, no, è sceso fino a livelli a 1,04. Ok, poi da qui, ma qui è sceso tanto, dovrebbe risalire, è salito, però poi è andato a fare un nuovo minimo, è andato sotto l'1,04, 1,03, per poi salire di nuovo e ritornare a 1,25. Quindi l'euro-dollaro è così, cioè, insomma, non possiamo dare per scontato una discesa finita o una salita finita. Ok? Sì, ce l'ho qui davanti il tuo conto, perché l'ho voluto proprio lasciare come conto pilota, me lo sto guardando perché è in uno dei primi server che l'ho caricato in questo computer, quindi ce l'ho davanti. Mi piace vedere il risultato di l'operazione più vecchia del 2 luglio, fa conto te, quindi praticamente un mese e 3 giorni. L'ultima operazione è del 1º agosto, che è quella che stavo guadagnando. Una bella sommetta di denaro, perché se fosse solo quella avresti veramente del guadagno aggiunto. Però adesso la situazione del conto, poi se mi dai la conferma magari nascondo il numero del conto e il tuo nome e lo faccio pure vedere se mi dai la conferma, se mi dai l'autorizzazione. Perché è interessante capire come nell'arco di un mese magari non hai guadagnato, è stato un periodo brutto perché nei mesi scorsi hai guadagnato di più, però si sta districando la situazione ed è un conto grande, cioè, insomma, è anche per me una conferma di questa versione dell'algo. Poi ci sarebbe la versione nuova che ancora non l'ho messa a lavorare perché mancano delle cose, quindi Alessandro mi ha detto aspetta che finisco quando torno dalle ferie, la finisco, tolgo gli ultimi bacchi, gli ultimi errori che ci sono, poi possiamo cominciare a mettere anche in reale. Quindi questo è la versione praticamente l'ultima standard che stai usando tu e sta funzionando veramente bene. Poi alla fine, se dopo questo colpo, diciamo di la posizione più grande è 4 lotti, 1,8, quindi è abbastanza pesante. Dopo questo colpo, magari se vuoi riduciamo la size, anche se è una decisione che comunque aspetta sempre a te. Infatti, io dico sempre andiamoci piano con le size, lo dico a tutti, anche a te, te l'ho detto, un po' altina, però va bene lo stesso. Cioè, il conto è grande, si può rischiare. Però può succedere che è questo. Un'altra funzione che io porterò sull'algo, riduco a tutti, così chi c'è e chi mi sente lo sa che succederà precisamente questa situazione. Allora, la versione nuova dell'algo predefinisce che la distanza di un'operazione all'altra è in martingala. Quindi la distanza di un'operazione da una all'altra non sarà più la stessa. Quindi se io decido 10 distanza, la prima sarà di 10. La seconda sarà di 20, la terza sarà di
di 40, la quarta o la quinta sarà ancora più lontana, quindi le operazioni più grandi sono più lontane. Questo comporta che l'operazione ha meno rischio, ok? Il sistema ha meno rischio, però c'è anche meno guadagno. Però la questione è che le ultime due operazioni, che sono quelle due più pesanti, che possono portare anche a avere difficoltà sul conto, incidono molto sul margine, quindi quello che si concentra sulle prime tre. Su questa versione dell'algo, quindi magari chi lo usa da sé può ascoltarsi anche questa definizione di un parametro, questa versione dell'algo io lo limiterei a tre operazioni, quindi le prime tre, una, due e tre, con una distanza logicamente di parti uguali, la quarta e la quinta le vado a inserire manualmente, dopo aver deciso che dalla terza, al posto magari c'è una distanza di 50 pips, dalla terza alla quarta voglio fare i 100 pips, quindi mi metto una 30 e dico che quando arrivi sotto i 100 pips io ti attivo e mi fai partire la quarta. Quindi già ho, diciamo, messo da parte un po' il rischio perché allontano le operazioni. Ok? Bene, perfetto. Ciao Mauro, ascolta il mio consiglio che ti ho dato l'altro giorno, che a me serve molto ogni tanto, quindi anche per te e per tutti. Se avete delle operazioni che magari si dovete aspettare. Aspettare e non fare operatività è meglio, perché anche se l'euro-dollaro è sceso tanto, potrebbe oggi magari, che ne so, un dato far scendere ancora di, non è lontano dal minimo, è 100 pips, quindi magari cominciare a scendere ancora e poi vi trovate con ulteriori operazioni da andare a mediare, chiudere, perdite, ancora più adrenalina, la sera non dormite tranquilli, quindi attendere, stare fermi, aspettare. A volte è il risultato positivo, non si perde soldi, ma si perde tempo. Ok? Euro dollaro definitivamente rialzista da questa parte qui. Vorrei parlare un attimino di quello che abbiamo fatto lunedì. Scusate, lunedì, venerdì eravamo qui su questo massimo qui. Ve lo ricordate? Alle 9 del mattino, 9 del mattino, il mercato aveva fatto questa situazione. Io ho deciso sui massimi assoluti più o meno di incominciare ad andare long anche sul piercing di questa candela. Ok? Quindi avevamo i segnali long qui. Sono entrato long, sì, va bene, poi è andato giù, è andato, però poi ha pagato quello che doveva pagare. Io ne sono uscito molto molto bene su queste operazioni che ho fatto. Perché la tendenza, se bene l'avevo fatto sui 5 minuti il trade, la tendenza era di una ripartenza rialzista, quindi su questo minimo qui partiva, sul breakout di questa candela qui partiva, era qui, eravamo qui dove il drive aveva cominciato a diventare verde da poco e anche se ha fatto questo ritracciamento è ripartito. Ciclicamente questo era un ciclo 1 e questo è il ciclo 2, quindi 1 e 2. Quello che nasconde il sistema fascia, che poi nasce il fascia per un'esigenza mia di avere un riscontro. A me interessava, la dinamica del fascia come è nato, è per quello che i settaggi sono standard, sono quelli. Dove posso prendere settaggi sono quelli ciclici, no? Un attimo. Silvia, Cinzia, ci sei? Mi stai ascoltando? Ok. Partiamo qui, mettiamo il colore nero della penna. A me interessava questo. Capire quando un ciclo, lo disegno così, aveva la parte rialzista, lo disegno proprio così. Così poi non occorre che cambi il colore della penna due volte. Aveva la parte rialzista e aveva la fascia di mercato rialzista. Quindi a me interessava questo. Ok? Capire se questa zona qui era resibassista, questa era ribassista e l'altra parte era invece rialzista. A me interessava questo. Capire queste cose qui. Quindi per questo mi sono fatto costruire il fascia che poi determina con il primo istogramma, il secondo, la posizione long, il primo istogramma, il secondo, posizione short. Chiaro che se questo è un ciclo 1, la tendenza è più o meno
del tutto rialzista. Quindi questa piccola parte rialzista di chiusura ciclo in base al minimo di partenza, al massimo del ciclo e la chiusura, posso capire quando mi riparte un ciclo 2 e quindi magari questa piccola base ribassista non la faccio. Dovremmo essere arrivati, Cinzia, quasi quasi alla chiusura. Fammi fare due conti, 5. Target 150, 150, 15. 5, no, dove sei un po' lontanuccia ancora, deve guadagnare ancora un attimino di più, però sei ben fortunato. Dovrei fare due conti per darti esattamente. Li faccio? Vuoi che li faccio? Ok, finiamo questo discorso, poi vediamo nel frattempo come si sta. Cinzia, ci sei? Mi dai una risposta se mi senti? Ok, quindi interessava questo per il fascia, è nato per questo. Andiamo a vedere. In questa partenza qui, che è un ciclo, vedete che la M ciclica la catena bianca. La M ciclica, che era questa, in questa fase qui. Perfetto, sì, soltanto Cinzia, se mi dai l'autorizzazione. Vorrei metterlo qui nel monitor del webinar, se mi dai l'autorizzazione. Logicamente cancello il tuo cognome, quindi rimani comunque anonima. No, anonima. Anonima, ok? Perfetto, allora, così, visto che mi sentite parlare e dite, ma di cosa sta parlando questo? Io sto parlando di questo conto qui. Allora, spostiamo questo così non si vede proprio un bel niente. Guardate. Capite cosa vuol dire il 3, ok? Non si vede il nome, spero non si vede niente, ok? È un guadagno di 800 euro, deve recuperare con la 4 e 8 il 2,40, l'1,20, il 60 e il 30. Era già andato a sfiorato i 1000 euro, mi pare, però se devo fare il calcolo, se lo faccio qui così abbiamo anche un calcolo, lo possiamo fare qui, prendo la penna nera. Un webinar è così, cioè alla fine io vado a ruota libera perché mi interessa un po' di tutto. Allora, questo è il colore nero. Sì. Allora, quella da 30, in questo caso, dovrebbe guadagnare, se non mi ricordo male, i settaggi. Dove è la calcolatrice? Così lo sai, sai bene anche tu più o meno dove si dovrebbe fermare. Dovrebbe guadagnare 30, un 3, 45 euro. La 60 dovrebbe guadagnare 90 euro. Sì, 90. L'1,20, 2,40, quindi mi disegno già, e 4,80. Così sappiamo più o meno dove si deve finire, dove deve andare a parare il robot. L'1,20, così è una spiegazione che è un po' per tutti, l'1,20 che guadagna 120, 12, 12 180 euro, il 2,40 ne guadagna 360, così hai più o meno un'idea. Ok? Poi 4. Ne deve guadagnare 720. Ok? La somma totale di queste operazioni qui. Sono 1.395 euro. Questa somma qui è ricavato di queste operazioni qui. Attenzione però, che togliamo un po' di spread, quindi questo qui togli un po' di spread, lo arrotondiamo, diciamo che deve guadagnare 1.300 1.300, questo sarà un po' di meno, diciamo 1.300 euro, ok? Perché un po' lo paghi di spread, di commissione,
3, 6, 9, 21, sì, più o meno ci sono 60, 70, 80, sì, più o meno, no, più o meno 1.300 euro il guadagno netto. Di questo, ricorda che devi andare a guadagnare anche sopra questo, quindi dei 1.300, devi togliere dalla somma totale che ti viene data qui. Quando vedi 1.300 non si chiuderà perché deve più o meno 104, 5, 6, 80, 7, 80, 70. Quindi più o meno quando qui hai 2.000 euro meno la somma totale di queste, che è 100, 280, 500, più o meno altri 700 euro, dovrei andare ad occhio così, più o meno, Quindi questa somma qui meno questa ti dà questa. Ok? Quindi i 1.300 euro li devi ricavare da questo. Essendo una posizione da 4 lotti 80, va veloce, quindi ci metti poco adesso a guadagnare con altri 5 pips, guadagnare un altro 1.000 euro, sommando tutte le operazioni, quindi praticamente sei quasi arrivata alla chiusura. Adesso la decisione che magari tanti fanno, meglio sai cosa, mi accontento, chiudo questa, è finita lì così. Sì, si può fare. Io sono comunque del parere che il robot è costruito per lavorare autonomo, quindi ti consiglierei di lasciare fermo tutto e lasciarlo lavorare. Quindi ormai sei a 800 euro dal tuo target. Adesso voglio fare un attimino il conto per darti esattamente una somma totale. 109 più 186 più 168 più 310 più 103, 876. Quindi 876 li mettiamo qui, 876 più i 1.300 sono 2.170. Allora tu hai bisogno qui di 2.170, ok? 2.200 euro, tiè, 2.200 euro, quindi altri 1.000 euro per essere flat con il. Questo è il trading automatico con il modello fascia, con un conto grande di cui questo mese qui mi sa che non hai guadagnato tanto, però adesso non vogliamo andare a fare i conti in tasca. Ah, ecco qui, vedete? Mi sono anche sbagliato di calcoli. Allora, ha chiuso le operazioni, quindi sei flat in tempo reale. Forse ho sbagliato io qualche conto, però non importa, andiamo a vedere. Sì, non si vedono nomi. Ok. Cancelliamo 1.280 euro. Ok, ha guadagnato 1.300. Lo sbaglio non era il mio. Lo sbaglio era che questo qui aveva già fatto il calcolo. Non l'avevo pensato. Vedete, io avevo detto 1.300 euro devi guadagnare. Allora, non voglio andare in sovrapposizione così si rimangono scritti. Lo sbaglio mio era che ho fatto il conto alla rovescia. Dovevi guadagnare 1.300 euro, ne hai guadagnati 1.298. Ok? Quindi 1.298. Ho sbagliato di 2 euro, che anzi me li sono presi io, i 2 euro sono il caffè che mi devi. Ci siamo tolti il pensiero. Senza, in tempo reale. Mi sono sbagliato io con il calcolo qui perché volevo sottrarre gli 870 da questo, ma questa somma totale qui già sottrae questi, quindi era un doppio calcolo. E dovevi guadagnare 1.300 euro, ne hai guadagnati 1.298, esattamente uno sbaglio di 2 euro. Ci siamo? Sei contenta? Sei flat? Non sei flat solo soltanto tu. Sono flat tanti conti si sono flattati adesso e quindi adesso un bel sospiro, hai guadagnato 1.200 euro, quindi questo mese qui che alla fine doveva magari guadagnare di meno, storico dell'ultimo mese, è il 5 agosto, ok? 5 giorni, tu rimani con... Beh, questo mese, finora questo mese hai guadagnato 1.298. Ultimi 3 mesi, vediamo che cosa succede. 2.458 negli ultimi 3 mesi. Ok? Non penso che sia un rendimento che poi, come l'abbiamo impostato e come ne abbiamo parlati, è stato un conto grande di cui tu vuoi guadagnare, ma senza, diciamo, andare a strafare. Cioè, non è proprio speculativo, è un po', diciamo, conservativo. 3 mesi, di cui sono 2 mesi e 5 giorni, perché il terzo mese me lo calcola 5 giorni, quindi 2 mesi e 5 giorni tu hai guadagnato 2.500 euro, 2.450 euro, penso che non sia malaccio, ok? Torna adesso il conto flat, non ci sono operazioni aperte, ricomincia a lavorare così, adesso
in tempo reale e in live ti chiedo già, lasciamo questa size o vuoi che riduciamo qualcosina? Poi me lo scrivi tu in privato. Poi. Torniamo a noi. Bene, quindi in tempo reale abbiamo fatto il calcolo, che poi mi sono anche sbagliato, logicamente da stupidino, l'interesse, tasso interesse, la commissione viene già detratta, quindi non occorre più fare il calcolo, erano 1.300 euro netti quelli che dovevo guadagnare, ne ho guadagnati 1.298, quindi capite che era giusto il calcolo. Bene, quindi ti ho messo anche un po' di paura che doveva arrivare a 2.000, ma è arrivato subito a 3.000. Benissimo, flat, Silvia è flat. Già che ci sono, guardo anche gli altri. Flat tutti, guardate. Tutti flat, sono contento. Sì. Questo. Ok. Tutti flat. Questo. Ok. Già che ci sono, guardo i conti. Che lei, perfetto. Tutti flat. Benissimo. Ok, perfetto. Quindi benissimo. Allora, avete visto che un appuntamento di trading, come lo chiamo io, non è soltanto fare trading o guardare un grafico, un'analisi che poi magari l'analisi è giusta oppure sbagliata, ci si allinea o non ci si allinea, e anche questo qui era un passaggio che volevo fare e mi è andata anche di fortuna che in tempo reale vi ho fatto vedere una cosa ed è molto importante per me. Guardate, ritorniamo a noi. Partenza, penna nera non si vede, prendiamo la penna bianca, questa si vede meglio. Partenza. Ritracciamento automaticamente diventa un flag. Ripartenza. Regola del 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Su questo istogramma qui, in questa zona qui, dopo l'espansione, il ritracciamento o lateralità o flag long nuovamente dalla regola del 15 target il pivot. Quindi ricordatevi che il metodo è nato per essere per essere così tradotto così, perché assolutamente è questo il rendimento che dà. Prima gamba, seconda gamba, terza gamba, un po' l'occhio all'analisi ciclica, chiusura ciclo, tre istogramme verdi. Rossi, scusate, primo istogramma verde, questo, ok? Long su questo massimo non si fa perché logicamente l'orario tardi, venerdì non si fa. Giorno lunedì va sopra questo massimo. Questo è la chiusura del ciclo 1. Ciclo 2 mi deve fare un nuovo massimo. Eccolo qui. Quindi anche per questo tenere un po' i trade assolutamente a qualcosa in più. Poi adesso a questo punto, guardando come è messa l'analisi, vedo insieme è arrivato un doppio massimo, dovrei andare short, dovrei andare long, dove vado? È tirato, si contano uno, adesso si è spostato, cancelliamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regola del 15, va bene anche qui, long da questa zona qui. Sì, perfetto, c'è. L'espansione dov'è? L'espansione è questa, ok? Chiusura, devo stare attento, ma questo è un long. Siccome non lo posso fare qui, dov'è che vado a farmi il long? Perché una volta non si entrava mai nel long sui massimi, adesso vi faccio vedere una cosa. Se io vado sul timer a 5 minuti, sul timer, sull'H1 ho un'idea, sul timer a 5 minuti il long mi viene dato qui. In questa zona qui. Long qui, parte 10 pips con questa candela qui che è il cambio dell'ora. Devo stare attento, però io l'avrei già fatto il long, purtroppo è troppo veloce perché c'è un po' di alta mortalità, perché tanti si
stanno prendendo profitto, eh? Tanti prendono profitto adesso. Quindi ha delle esigenze a tornare giù. Quando farà un nuovo massimo, o lo possiamo shortare o longare. Minimo di Gauss. Il massimo di Gauss non c'è ancora perché la linea gialla è giù. Quindi siamo pronti a cliccare sull'euro dollaro long. Aspettiamo un attimino perché vorrei comprarlo minimo un po' più basso e non andare sui massimi assoluti. Vedete come si entra long nei massimi assoluti dell'euro-dollaro. Dai, scendi, fammi un po' di discesa prima di salire. Dai. È che mi parte, tra un po' mi parte, eh. 2 minuti. Dai, lo facciamo il long. Questo sul daily, no, non mi partire da solo. Sul daily, la zona di pullback era 1,11 l'altro giorno, ormai l'ha sfiorata. Dai, pronto a cliccare 1,11 e 33. No, no, long per me adesso perché ormai non si può più aspettare, perché se adesso mi parte, parte senza di me. Allora, io volevo comprarlo un po' più basso, non ce l'ho fatta, l'ho comprato adesso. Ok, attenzione, che è partito. Pronti per chiudere subito il trade, perché siamo sui massimi assoluti. Andiamo alla ricerca del max caos sui 5 minuti. Eccolo qui, attenzione. Per chi sta facendo con me il trade, pronti a cliccare. Dai. Sul segnale fascia 4 ore, Gianzi, no, magari se poi vuoi fare uno screenshot, lo passi, lo facciamo vedere. Non so neanche che settaggio usi, quindi non lo so. Se poi usi lo stesso settaggio, possiamo andarlo a vedere. Cioè, non ci impiega niente. Il long era questo. Tutto è possibile. Non so, dammi i settaggi se non sono gli stessi. Standard. Quindi il settaggio del segnale long era questo qui. Il 40 pips. Bravo Gianni, c'è tutto, che poi il settaggio standard è normale perché è moltiplicato, è un settaggio ciclico, quindi se lo lasci qua H4 e H1 puoi usare lo stesso, quindi hai fatto bene anche a moltiplicare. Sai cosa? Adesso visto che, vabbè, dopo lo moltiplichiamo, poi mettiamo dentro anche l'H4 prossimamente, va bene? Quindi a lungo termine abbiamo anche questo. Cinzia, sento fino a qui il tuo respiro, che ha ripreso la normalità. Ha ripreso la normalità il tuo respiro, vero? La verità. Sì, io sono abituato a vedere magari un conto andare in perdita, oppure anche a chiudere delle perdite il venerdì, dico, sì, ma se questa settimana qui se ne frega, è andata così. Però capisco magari chi ha il conto che per mesi gli va bene, 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 a un certo punto si trova un po' bloccato. Insomma, allora pronti a chiudere con me il trade? Siamo pronti. Candela 5 minuti nuova. Aspettiamo il nuovo massimo e poi la chiudiamo. Oppure chiudiamo adesso. Vediamo un attimino. Come è messa l'H1? Target sarebbe questo, in verità. Se la volevo più chiaro, la vorrei chiudere per poi riaprirla ancora più bassa, cioè aprirmene un'altra. Eccola qui. Ancora non ho cambiato il mouse. Ho il mouse nuovo qui a fianco. Oops, target. Target dell'Oops. Quale Oops? Questo? 5 minuti? O cosa?
Certo, si moltiplicano anche il target, il PIPS è più grande sul 4 ore, certo che c'è più grande. Attenzione, sono pronto quasi a chiudere. Chiusa io adesso la riapro appena mi scende ancora. Quindi l'ho chiusa, ho chiuso l'operazione. Adesso il target è questo qui, però siccome ne voglio fare due, sono pronti a ricliccare. Long nuovamente per me. Ok, target e pivot, ormai lo sappiamo, quindi andiamo a sfruttare tutte queste discesine qui perché ulteriore. Questo è il target, ormai siamo vicini 6 pips. Sto girando. Adesso sono le prese di profitto. Siamo a candela delle 10, quindi questa è tutta bella verde di 10 pips, target pivot, quindi dobbiamo credere anche in questa cosa. Poi dovremmo andare a vedere una coppia, l'Audi CAD, dollaro australiano contro il Canada. Ciao Livio, ti ho visto adesso nella lista. Livio, guarda, io ti faccio un regalino. Meglio, faccio più o meno il regalino perché... Dov'è? Dove sei? Don che serve ti ho messo? No, vediamo se riesco a farlo aprire senza farlo vedere a nessuno. Infatti mi si apre qui, allo sposto, non si vede. Ok? E voglio vedere se anche il tuo conto è flat. Sì, il tuo conto, no, non è questo. Ah, non è ancora flat, no, sei ancora un po' lontano. Peccato. Peccato, però stiamo andando bene, allora questo è a posto. Ci siamo ancora un po' lontanucci. Ti manca un'operazione, invece Silvia si è flattata. L'hai vista prima? Non so se c'hai prima, Livio, se hai visto prima. Ah no, molto lontano è una definizione che non è giusta. Non esistono... Ah, sei appena arrivato. Va bene, allora, visto che Silvia mi aveva dato anche l'autorizzazione, continua a essere autorizzato per far vedere il conto di Silvia, così hai un po' di valore aggiunto, dov'è? Visto che è da poco che usi i sistemi. Guarda, questa è Silvia, questo è gli ultimi 3 mesi, questi sono gli ultimi 3 mesi, quindi 2 mesi e 5 giorni, ok? Ultimi 3 mesi, questi gli ultimi 2 mesi e 5 giorni, hanno portato 2.500 euro e poi mentre ho detto Silvia, scusa, Cinzia, scusa, Cinzia, non volevo dire Silvia. Poi l'ultimo mese o comunque oggi, che sono operazioni chiuse adesso durante il webinar alle 10.53, quindi alle 9.53 del nostre, ha chiuso tutte queste operazioni qui, a parte questa che è una posizione vecchia, che diciamo che mettiamo oggi, dai, così. Vediamo solo quelle di oggi. Ok, quelle di oggi chiuse tutte alle 9.53, chiudendo la più grande e queste qui, chiudendo tutte flat, mettendosi il conto flat che non c'ha più operazioni aperte. Ok? Mettendosi flat. Quindi anche se adesso magari ti viene da dire sì, sono ancora un po' lontane le mie di quel sito, è tutto quanto è... A volte si deve lasciare correre. Non si perdono soldi, si perde tempo ed so che è un po' noiosa magari la situazione, ma o vuoi un conto speculativo dove spingi tanto? Ricordiamoci che stiamo lavorando in borsa, il rischio è sempre dietro l'angolo, quindi lavorare in borsa c'è sempre il rischio. Ok? Silvia, scusa, Cinzia è rimasta un po' logicamente in ansia, ma questo è una cosa normalissima perché ha visto anche operazioni di 4 lotti 80, dico di là, però con questa posizione 4 lotti 80 è riuscita a recuperare tutto, guadagnandoci sopra 1256. Ok? Quindi questo è quello che doveva guadagnare. Va bene che sia andata anche così, giusto? In questo caso qui,
praticamente nel tuo, adesso io non c'ho tutti i conti in testa, però sapevo che c'era qualcosa del genere. Nel tuo è partito diversamente, quindi non ha le stesse dinamiche, però pensavo che più o meno fosse nella stessa zona. Purtroppo no, non importa. Io penso che se l'euro-dollaro sale ancora di, prima cosa, se sale di 10 pips, già la prima operazione ti va a guadagno. Quindi quando tu arrivi a 1,1150, Livio, quindi 1,150, andiamo sul nostro conto, chiudiamo Silvia. Ok, 1,1150, quindi già quando arrivi più o meno in questa zona qui, che sono lontani una decina di pips, la prima operazione tua incomincia ad andare in guadagno. Quindi una salita dopo di ulteriori pips, logicamente deve tornare un po' più in alto, ti porta a guadagnare. Quindi non è lontano ancora il target, ti sembra? Ma lo swap incide moltissimo. Lo swap incide, ma non è una cosa che adesso possiamo cancellarla. Non esiste. Tutti i broker hanno lo swap, chi più e chi meno. Chi più e chi meno, perché dico che magari c'è qualche broker che ha lo swap un po' più basso sull'euro dollaro. Magari un broker australiano ce l'ha un po' più basso sull'euro-dollaro, però è più alto sulla sterlina dollaro, è più alto sul dollaro canadese, quindi è tutto un po' di qua, un po' di là, sono tutti più o meno uguali. Quindi, no, no, guarda, io ti posso rassicurare che anch'io fino a 2 o 3 mesi fa pensavo che lo swap sui smart fosse più alto di tutto, invece no, mi sono dovuto rivedere. Perché io conosco tanti, 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 tanti broker, perché logicamente non tutti i clienti hanno soltanto Swiss Market, hanno anche altri broker, chiaro. Ma poi mi rendo conto, cioè, ma guarda che non è proprio il più alto, anzi ce ne sono di più alti, quindi più o meno siamo tutto lì, veramente. Poi magari un po' di commissione la fai di più, il broker magari che ti dà meno swap ha lo slippage manipolato, quindi non lo puoi usare bene, sono tutti quanti più o meno uguali. E purtroppo è così. Una volta, quando io ho cominciato a fare trading, e anche fino a 5 anni fa, 4 anni fa, lo swap era molto basso. A volte non si pagava per tenerti come cliente, se no te lo tolgono, non ti preoccupare, non lo devi più pagare. Però non esistono più questi broker, che sono spariti, perché erano tutti broker di quelli che volevano solo i tuoi soldi, rubarti il conto, quindi alla fine meglio pagare un po' di swap. La commissione incide pochissimo, ma la commissione è questa, la commissione è quella, ma lo swaps purtroppo si paga, il mercoledì si paga un po' di più addirittura, non si scappa, e quello è. Però ti ho fatto vedere nel conto di Cinzia adesso, perché anche lei ha pagato tanto swaps, però questo non incide nella lavorazione del robot, perché comunque viene detratto, chiaro, ci mette di più ad arrivare al target, però nel risultato finale non incide. Se avete un broker, e qui questo è un appello a tutti: se avete un broker che pagate meno swap, fatemelo sapere. Questo è un appello, perché alla fine vorrei essere veramente up to date, diciamo così, vorrei essere veramente, adesso togliermi questo dubbio, perché io continuo e lavoro, ho tanti conti con Swiss Market, sono contentissimo, perché quando io mi faccio il ritiro lunedì e martedì, nell'arco di poco tempo mi arrivano i soldi sulla mia carta di credito o sul conto bancario, ci mettono 2 giorni, ma è una cosa normale, ok? Se avete un broker che non pagate lo swap, fatemelo sapere. Adesso è un appello, perché tanti mi dicono: ma è troppo alto. Allora fatemi sapere qual è il broker che ha meno swap. Questo è più che altro un appello e una sfida, perché voglio saperlo alla fine. Chi mi dice sempre: ma è un po' altino, sì, ma fammi sapere qual è il broker che ti dà di meno. E allora lo confrontiamo, perché no? Ok? Comunque, tieni un attimino ancora un po' di fiducia, un po' di fiducia ancora, Livio, che vedrai che si sistema tutto. È sempre così. Il mercato porta, sale, scende, su, giù, c'è sempre da combattere. Dobbiamo combattere questa cosa. Poi magari uno parte nel momento meno propizio, cioè parti nel momento e dice: oh, ma no, non usare più la parola speriamo, che è una brutta parola nel trading. Il robot parte a volte in un momento dove c'è 3-4 mesi di lateralità, guadagni tanto e dici: ma guarda che Paolo, che robot fantastico che è riuscito a fare, sono contentissimo. Magari invece parte nel momento dove quello, il cliente che è contento, che 3 mesi,
che guadagna, parte un cugino, un amico, un fratello che dice: guarda, fallo anche tu, visto che funziona, l'ho testato, parte nel momento più sbagliato, la Rodolo precipita o prende una salita che non finisce più e dice: cavolo, ma io non ho guadagnato niente, addirittura sono impegnato con delle posizioni importanti e rischio di bruciare il conto. Dipende dal momento in cui si parte. Ma io, essendo una persona molto trasparente, lo dico sempre questo. E poi partire nel momento più sbagliato è una casualità, quindi non è veramente che si fa apposta. Quindi lasciamolo correre e lasciamo correre come è costruito per lavorare il robot. Sui backtesting non si vedono queste cose. Sul backtesting però vedi il risultato finale dopo 1 o 2 anni di backtesting, quindi non vedi il momento in cui il conto è andato un po' in difficoltà e tutto il resto. Per esempio adesso Livio, poco quando ha raggiunto già questa zona qui, il tuo conto, l'operazione più grande era già andata a sotto i 100 euro, quindi era già incominciata velocissima andare a recuperare. Quindi più o meno in questa zona qui sei già in positivo di qualcosina, qui più o meno, e da qui in poi incomincia a guadagnare coprendo le spese, coprendo gli altri perdite. Quindi chiaro, dobbiamo tenere un attimo, non rimane altro che tenere. Bene, perfetto. Allora, questo era per l'euro-dollaro. Io non voglio andare a fare altro, nonché soltanto magari andare a vedere il metodo ciclico a che punto siamo. Trattato, benissimo, vediamo questo serve. Bene. Allora, nel metodo ciclo dell'euro-dollaro, così abbiamo magari anche un'idea in più. Dove siamo arrivati adesso? Sulla trend line del nucleo. Questo potrebbe portare a una ripartenza sul metodo. Un attimo che mi segno questo coso qui, così poi. Perfetto. Così ti segno questa, perfetto. Bene, sul metodo del nucleo siamo arrivati a una trend line del nucleo. Questa cosa qui, che poi alla fine io la chiamo sempre studio, teoria dei nuclei, tu Gianzi lo sai che abbiamo toccato un discorso molto sensibile, ma più che altro abbiamo toccato un livello. Io perché è nel blog questa situazione? Perché anche in un altro server di cui è pubblico, ma non do mai l'indirizzo, perché tutto quello che ho pubblicato qui fa parte del mio libro, è una teoria mia proprietaria, quindi se becco qualcuno che replica questa cosa qui, sono cavolacci, perché mi sono preso con questo mi sono messo un copyright su queste cose. Chiaro, normale. È una teoria, è uno studio, è pubblico nel blog, ma oltre ad averne ricavato delle strategie, noi abbiamo ricavato un livello di movimenti dell'euro-dollaro. Abbiamo veramente trovato una onda da seguire sui movimenti dell'euro-dollaro. Questo lo sappiamo e penso che Gianni tu me lo puoi anche confermare, giusto? Anche tu, Mauro, e tutti quelli che mi seguite da tanto tempo, no? Perfetto, perché trend line, forbice che viene formata dal punto del nucleo, dov'è la mia penna? Dal punto del nucleo, che è questo, che mi si forma questa trend line e mi si forma questa, la chiamiamo forbice. Da questa zona qui, se mi va qui sopra, il primo livello è il perno. Quindi, per dare un attimino più di sollievo a Livio, che dice, ma sarà difficile arrivare a prendere, ma guarda che se tu arrivi fino a qui, il tuo conto è flat e il target sarebbe questo. Quindi se adesso incomincia ad arrivare sopra questa trend line del nucleo, questa è la partenza di un ciclo 1, probabilmente, poi ti spiego anche il perché. Quindi se questo è un ciclo 1, è in evoluzione, una ripartenza. È una ripartenza di una nuova distribuzione, ok? E quindi andando qui sopra, il target potrebbe essere il livello del perno, ok? Appuntamenti, webinar che non sono. Non sono pillole di trading, non sono strategie, sono veramente basati su tutto quello che facciamo. Quindi a volte può succedere che un webinar è anche solo parlato, ma va bene anche così perché è un passaggio che dobbiamo fare. In questa zona qui io so che l'euro dollaro non lo voglio più vendere. Prima cosa,
Ciclo 1, ciclo 2, nuovo massimo, doppio massimo, ciclo 2 diventa ribassista, pattern 4S all'interno anche del ciclo 3, e qui siamo nel ciclo 3, pattern 4S, oh, no, pattern 4S. Poi, che cos'è il 4S? Ormai l'abbiamo fatto tante volte, sono quattro segnali dell'indicatore ciclico, quindi 4S. Ok, all'interno del ciclo 3, lo mettiamo qui. Qui mi parte un ciclo 4. Cosa deve fare il ciclo 4 per essere un ciclo 4? Non deve andare sopra il ciclo 3, giusto? Infatti non è ancora arrivato. Quindi da qui in poi, così. Questa, posso usare la parola vi insegno, più che altro perché è una, vi segnalo, ok? Più bella ancora, perché qui, da qui in poi, da qui sopra, da qui, ciclo 1. Quindi da qui sopra, se lui mi arriva sopra questo massimo qui, non è più un ciclo 4, è confermato con ciclo 1, ok? Quindi il ciclo 3 finisce qui, la distribuzione è irregolare, è a 3 quarti, non a 4. Guardate, quella precedente ha fatto 1, 2, 3, non c'è il 4, mi riparte con l'1, 2, 3, mi riparte qui. Ok? Distribuzione che io la vado a leggere. Con questo indicatore qui, gaussiano. Ok? Quindi questa era una distribuzione, questa è un'altra distribuzione, e sul minimo assoluto. Probabilmente mi sta ripartendo una nuova distribuzione, quindi abbandoniamo una distribuzione irregolare a tre quarti, perché se dovesse adesso andare a farmi il ciclo 4, deve farmi 110 pips di ritracciamento ribassista. Ok, il pattern 4S ha finalizzato che finisce qui il ciclo, riparte qui il ciclo 3, il ciclo 4 e il ciclo 1. Da qui a qui il 50% era questo, zona di pullback era questa, quindi la zona di pullback che era il pivot dell'altro giorno che era 1,11, che ho detto qui il target, da tanti che ci siamo scritti era il target, su questa zona qui si prendeva profitto, infatti è salito, si è fermato qui, tornato al pivot e ripartito. Adesso che è ripartito andando vicino ai massimi assoluti, quindi il massimo del ciclo 3, ha abbandonato anche la scala del 50% di Fibonacci. Quindi volendo si potrebbe incominciare già veramente a tradarlo. Adesso no, perché io ho comprato un po' sui massimi, perché i ritracciamenti fanno sì che magari fa così, poi riparte. Ma da qui io non posso più pensare di ritornare qui sotto. Quindi ho abbandonato l'idea di andare sotto, anzi sono più propizio che se il mercato torna qui io compro ancora da più in basso. Quindi vado ad accumulare le posizioni e andare long. Sul livello del perno, quindi il target è il livello del perno. Se mi rompi il ciclo 1, il massimo, magari mi fai così, ok? E mi chiudi così il ciclo 1. Va bene, se è arrivato da qui, vuol dire che il ciclo 2 mi farà un nuovo massimo rispetto al ciclo 1, ok? Quindi mi avvicino alle zone alte. Quindi il pensiero mio è arrivare a fare un nuovo massimo rispetto a questa zona qui, da qui ciclo 1. Quindi un altro po' di sollievo, se dobbiamo guardare le analisi, se tutto coincide, Livio, siamo addirittura d'arrivo anche per il sul tuo conto. Quindi poi passata questa situazione e magari reso a me l'onore di dire cavolo, ci ho avuto ragione, una piccola pacca sulla spalla per me, e poi direi sì, ok, va bene, adesso ho capito che fuori che così, il trading è così, devo purtroppo stare un attimino, è così. Ogni tanto il conto rimane con posizioni aperte, ma questo è normale, perché non esiste la moglie ubriaca e la botte piena, questo non esiste veramente. Esistono dei sistemi come il settaggio, la moglie ubriaca e la botte piena, che è un nome che ho dato a un settaggio, sì, chiaro, però è una definizione che va attribuita a un conto speculativo. Se io ho un conto da 1000 euro, voglio fare 2000 euro in 5 settimane, più o meno 6 settimane, chiaro che sono molto a rischio, però va benissimo per chi vuole fare il conto kamikaze, ci sta. Allora andiamo ad aggiornare il Vortex, no, devo cliccarlo, no? Il Vortex, che è questo, lo aggiorniamo, ok,
Lo vado a prendere, lo mettiamo sul livello del perno 2. Qui. Poi ci siamo dimenticati una cosa, almeno io l'ho dimenticata, più che altro l'ho lasciato sull'anticamera perché voglio far vedere dopo. Questo è l'ultimo perno che io ho, anzi ne avrei uno qui, adesso andiamo anche a vederlo, così abbiamo ancora un po' di più da pensare, però raggio 1, 2, 3, 4, 5, da qui si pensava già long, ok? Siccome non serve più, perché abbiamo un nuovo punto 2, quindi abbiamo un nuovo perno, che adesso lo andiamo a misurare, allora, tanto lo mettiamo qui, ok? Così abbiamo già qualcosa in più. Poi, come facciamo? Andiamo a sistemare le nuove trend line. Allora, dal punto 1 al punto 2, così li assista? Non ci sta, vero? Ok? Allora dobbiamo andare a vedere i punti da scegliere. Mi dà un po' fastidio adesso che non ci vedo più bene, tutte queste cose non si vedono più. Allora, prendo un attimino fiato, lo do allora sui massimi, perfetto. Ho fatto una cavolata questa notte, non me lo voglio neanche dire, però ve lo dico perché sono sincero. Ho aperto una posizione long sul dollaro australiano contro il dollaro canadese per sbaglio. Per sbaglio, perché avevo il meta impostato sul dollaro australiano canadese sul telefono e siccome era una posizione che faccio comunque lunedì notte, apertura, è sempre l'euro dollaro. Ho cliccato invece era cliccando un'altra coppia, ma va bene lo stesso, ma è lì, vediamo come riuscire a togliermela magari a pari, che ne so, riesco magari a coprirmela con l'altra operazione. Ok, euro dollaro sta rompendo i massimi, è addirittura rotto i massimi. Benissimo, facciamolo correre un attimino. Allora, minimo dell'1, ciclo 2 che finisce su questo minimo qui, allora questa trend line qui, poi abbiamo questa non mi serve logicamente, secondo massimo è questa, secondo massimo è questa, okay. Poi prendiamo questo sul massimo. È un po' difficile segnarle, perché sono un po' strane. Ok. Zangi, mi confermi? Questa è la nuova forbice? Chiedo a te, Zangi, perché so che hai studiato un attimino, quindi. Confermi? Mauro, che dici? No, giusto, l'unica situazione che abbiamo è questa qui, no? Chiedo conferma perché sto guardando anche altre cose. Allora, questa è la trend line del ciclo, quindi la mettiamo colore del ciclo. Comunque mi fa piacere che ci siano tanti nuovi, anche tanti, ma so che quando magari qualche conto in automatico è un po', diciamo così dire, in difficoltà, si affollano di più i webinar perché logicamente tutti vogliono sapere che cosa succede in tale coppia, no? Allora questo vede come la situazione diventa un po'. Allora, abbiamo la nuova trend line, questa celestina qui è la nuova trend line del ciclica, la trend line del nucleo è da questo massimo qui a questo massimo qui, mi va a formare il livello del nucleo, allora un attimino che andiamo a vedere, in questo caso il nucleo si sposta, non è più quello, su questa zona qui, sul massimo. Rimane comunque attivo Mauro. Allora, Mauro, ben buona questa tua questo intervento. Io sono del parere che il ciclo 1 è una Y e attualmente è presto per localizzare il nuovo nucleo. Il nucleo precedente è ancora attivo. Ti confermo, Mauro, che comunque rimane attivo comunque il nucleo precedente e ti confermo pure che rimane attivo anche il nucleo precedente, ancora quello precedente. Rimangono attivi i nuclei, non è che si spengano. Il nucleo è un livello di punto
di asse dove l'euro-dollaro si muove in base non a un movimento casuale, ma un movimento derivante dalla contrattazione precedente. Quindi, se in questa zona di nucleo le contrattazioni non sono ancora andate a termine, rimangono a termine, vuol dire o in positivo o in negativo, quindi trade chiusi a lungo e a breve termine, istituzionali, istituzionali. Questo è quello che rimane. Può rimanere anche un nucleo, può rimanere aperto anche un anno. Certo che non c'ha più l'impatto adesso, in questo momento, però avrà l'impatto magari il nucleo precedente, quello presente ancora, perché qui le contrattazioni che erano ancora aperte, ci sono ancora dei target da raggiungere. Quindi aperto questo nucleo qui, aperto questo nucleo qui, e quindi il nuovo nucleo rimane ancora attivo. Se tu poi vai a dirmi che questo è una Y, va bene. Se questo è una Y, questo è un 1 ribassista, questo è un 2 ribassista, giusto? Ci sta, però lo sapremo dopo. Quindi, per il momento, io continuo a segnarmi che tengo, infatti, perché non le ho cancellate le trend line precedenti, rimangono attive anche quelle precedenti. Okay? Non cambia niente neanche a livello di target, rimane soltanto che il nucleo adesso ha 1, 2, 3, 4, 5 raggi. Quando io arrivo, quindi tra un paio di candele, quando arriverò sul quinto raggio, sono già di conferma che siamo nella nuova distribuzione, quindi siamo comunque nel nuovo ciclo 1 e quindi ho anticipato un po' tutto questo. Non rimane tutto. Buona, buona la domanda, bravo, perché mi fa piacere che sono riuscito a spiegare anche questa. Poi il livello del perno che abbiamo qui rimane, il livello del perno nuovo, per chi è nuovo, sta dicendo questi che sono pazzi. Intanto l'euro-dollaro è andato sui massimi, nei bei massimi assoluti, quindi io sono già pronto quasi quasi a prendermi anche il profitto anche di questo che ho aperto adesso. Siamo quasi arrivati al pivot. Allora, il livello del perno nuovo è questo. Ok, quindi i primi target. Vedete come è nato poi questo appuntamento di trading, come l'abbiamo fatto, impostato da niente. Abbiamo solo riuscito a fare un bel webinar che ha compreso veramente tante cose oggi. Allora, il perno è questo. Nucleo, asse, come lo volete chiamare, qui, quindi il primo target è questo, che raggiungerebbe la trend line del ciclica attuale, che rompe il nucleo attuale, il livello del perno precedente è questo, quindi abbiamo ancora 90 pips di salita. Ok? Non voglio andare oltre perché poi diventa già complicato così, però abbiamo aggiornato il livello del nucleo, penso, no? E nel frattempo torniamo anche al livello del H1 che non abbiamo più fatto. L'H1 qui è partito. Qui uguale, qui è partito. Qui è arrivato il ciclo 1. 1. Dov'è? Siamo in che ciclo siamo adesso? In che ciclo siamo adesso? Il Vispo Mauro Vispo. Terza gamba del 2. Va bene, ti do ragione, siamo nel 2. Qui abbiamo il ciclo 1 che ha concluso qui e ti do anche ragione che siamo nella terza gamba del 2. Siamo a fine ciclo 2, sì, insomma. Questo è l'1. Questo è il 2. E poi ti do anche un altro input che probabilmente il 2 è già anche chiuso. Siamo già nel 3, perché possiamo guardarla un attimino anche sotto questa ottica qui. 1, 24, 19, ci sta. Allora, andiamo a vedere un po' l'indicatore. Abbiamo questo che parte l'1 qui, abbiamo 1, 2, 3 sono dentro qui e il 4 che praticamente è questo segnale qui che non tocca, quindi potrebbe essere questo anche già il 3, vedendolo che una M ciclica è questa. Comunque, queste sono ipotesi, come hai scritto tu, avevi già ipotizzato anche questa, quindi questa la tolgo fino a prova contraria, non lo sappiamo, siamo nel 2. Ok, ritorniamo nel modello fascia e poi vi lascio. Andiamo a dare un'occhiata per scopo mio. A cosa fa il dollaro australiano con il dollaro canadese? Una coppia che io non trado mai, quasi assolutamente l'ho tradata pochissime volte,
Ma sono incappato in questa situazione questa notte senza volerlo e quindi dobbiamo darci un occhio. Sembra un tantino stretto, due così, sembra stretto, però va bene, insomma, per quello lo lasciamo correre ancora. Ok? Allora, tanto l'euro-dollaro, cioè dal 5 che era qui, si è partito. Forse, fammi vedere, non ce l'ho più il tuo conto aperto, no, non ce l'ho più il tuo conto aperto, no, 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 non ce l'ho più il tuo conto aperto, già che ci siamo fatti anche questo. No, non ce l'ho più, se no andavo a vedere Livio se una posizione più o meno dovrebbe cominciare a andare bene. Sì, no, ma Mauro ti do ragione, ma ho switchato da un conto a un altro, dove un conto era A, un conto non era un altro, quindi me l'ha messa come dici tu, la prima in alfabeto, quindi mi ha aperto quella, ma non ci ho fatto caso, ero convinto che ero dollaro, siccome non trado un conto solo. Ma ne trado più o meno sul telefono, solo di conti miei ce ne saranno 9, 10 più o meno, senza conti di altri. Quindi mi sono sbagliato un attimino. Ok, questa è la situazione dell'euro-dollaro, ma è già successo a tutti. No? Non dico che è una cosa normalissima, infatti ci rido sopra. L'euro-dollaro, se avete visto, anche se 5 minuti. Sta ancora andando a cercare il Max Chaos, che non è ancora, la linea gialla sta ancora salendo, quindi non è finita la salita. Quindi target comunque è il pivot. Ok, andiamo a vedere questa coppia che mi sa che non ce l'ho neanche, non ce l'ho, dollaro australiano contro il dollaro canadese, mi ha detto, no? Audi CAD. Eccola, Audi CAD, da qualche parte l'ho visto. L'Audi CAD che infatti poi stanotte da questa zona qui è sceso tantissimo, 50 pips per poi tornare su. Adesso sul piercing di questa candela io non faccio più trading perché non è una coppia che trado, però il livello short era questo, guardate che cavolata di sotto a fare. Ci sta. Così mi risegno il prossimo segnale long. Questo è il segnale short in questa zona qui, è sceso di 55 pips. Adesso vediamo se incomincia a salire. Mi fa un segnale long. Allora tengo questo trade e andrò a vedere di monitorarlo diversamente. Poi, soltanto guardando il grafico, che poi l'ho guardato stamattina, mi sono reso conto che comunque ha fatto una discesa da qui a qui di 300 e passa pips. Insomma, è un po'. Vedete che il trend è tutto ribassista, quindi ci sta magari anche di tracciamento, dite voi. Boh, non lo so, non sono più convinto di niente perché il mercato fa quello che vuole. L'unica cosa che vedo, magari da questo massimo qui a questo minimo qui, se lo mettiamo così, è che praticamente sulla zona di pullback, che è questa del 50%, ha reagito poco ed è continuata la discesa. L'altro non è una coppia che conosco, quindi non mi interessa più di tanto adesso fargli l'analisi. Andrò a monitorare se mi riparte, e poi qui, vedete che è partito il minimo di Gauss, è partito qui, ed è andato a finire male perché questo è il minimo di Gauss, il massimo di Gauss praticamente è questo, e il prezzo torna giù, quindi questo potrebbe essere il minimo di Gauss, per fatalità per causalità di fatalità abbiamo 37 candele, 38, e quindi abbiamo 35, quindi da qui potrebbe ripartire su questo minimo una nuova campana gaussiana. A me non interessa arrivare sopra questo qui, mi interessa arrivare al pivot e chiudermi flattandomi questa operazione. Ok? Così abbiamo anche questo. Ok, altre coppie non le vado a vedere oggi perché abbiamo un webinar con un contenuto elevato di informazioni. Da parte del trading automatico abbiamo avuto anche la possibilità di vedere nel conto di Cinzia delle chiusure in automatico calcolate, è stato bello perché abbiamo visto veramente come funziona
come era settato, e anche in tempo reale abbiamo condiviso un po' anche la leggerezza che si trova adesso Cinzia nel suo conto, perché si è flattato dopo aver passato una settimana, magari forse anche un po' in ansia, magari venerdì no, venerdì già incominciava a respirare un po' il conto, anzi mi sa che da venerdì hai dormito bene nel weekend, perché hai visto che il conto comunque si era ripreso, già un'operazione guadagnava 3.000 euro e passa, quindi oggi ti è proprio andata benissimo e sono contento. Sono contento perché alla fine tanti anni ormai che usi il sistema, più di un anno, sicuramente 2 anni, non so, e bene o male penso che hai dell'attivo. Il mio consiglio è a tutti, prendetevi una parte di capitale, togliete qualcosina, così no? Si sta anche un po' di... si sta meglio quando si ritira qualcosina, no? Va bene, poi ognuno farà la propria decisione. Euro-dollaro sui massimi, abbiamo visto nel nucleo, oltre a vedere l'automatico, abbiamo guardato il sistema del nucleo, come dovrebbe reagire l'euro-dollaro, quindi la tendenza è adesso, d'ora in poi, dopo quella discesa, la tendenza è rialzista. Il mio target per le ultime operazioni fatte sui 5 minuti, guardando anche l'H1, che ho fatto dei long sui massimi assoluti, cose che normalmente da Paolo non si vedono, però sui massimi assoluti ho deciso di andare long, il target logicamente il pivot ci sta arrivando. Quindi, questo è. Quindi abbiamo il contenuto dell'automatico guardando il conto di Cinzia, abbiamo visto come possiamo abbandonare delle ipotesi guardando il metodo, lo studio che abbiamo sui nuclei, parla long, appoggiando alla ciclica, appoggiando il trading alla ciclica usando il metodo fascia, abbiamo veramente tante cose in più. Questo è il mio intervento per questo lunedì. Chiedo di nuovo a tutti, se volete partecipare anche a voce durante un webinar, magari che ne so, hai più che mi seguite da tanti anni, te Mauro, oppure te Gianzi, o anche te Cinzia, magari se vuoi condividere qualcosina, o Vladio, chi vuole, insomma, me lo dite. Io vi attivo durante il webinar, chiaro ci si sente prima, vi attivo il microfono e fate anche voi la vostra parte, perché alla fine non è un webinar dove io parlo e faccio vedere, è proprio un appuntamento. I miei non sono più webinar, sono appuntamenti di trading dal lunedì al venerdì, passiamo anche il mercoledì, il martedì e il giovedì non ci sono 3 appuntamenti alla settimana, quindi non si può aspettare da me che io faccia un corso base o fare un corso numerato dall'1 al 10, no, sono veramente casuali, come sono partito oggi da zero, avete visto che cosa ne è uscito. Oltre al live trading che abbiamo fatto, abbiamo guardato veramente tante, tante cosette. Ok? Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente mercoledì mattina alle 9:30, ok? E poi Mauro, adesso guardo anche l'automatico nei tuoi due conti, come stamattina l'ho sorvolato perché ero veramente, ho guardato un po' di tutto, però voglio vedere a che punto sei, se ti sei già flattato anche tu o no. Eccolo qui, target del pivot, quindi attenzione, non ci si pensa due volte, questo è il trading, è fatto di questo, non ci si pensa due volte, il trading viene praticamente da questo. Target del pivot, adesso che poi mi rompa il pivot e mi vada a fare i benedetti 10 pips in più, non me ne frega niente, perché quello era il target. Ricordatevi che ci sono dei livelli da... Poi se adesso incomincia a scendere, me ne faccio magari un altro. Ok? Rispettare i target nell'intraday, assolutamente, è il toccasana. Quello che mi pesa ancora è il dollaro australiano con il dollaro canadese, ma lo lasciamo ancora. Grazie a tutti della partecipazione. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao!